Rai non è perduta, anzi. La RAI non è perduta, questo è l'ago da bucagna di Dario Fo. Come Sì. vedete, abbiamo intitolato l'edizione L'albero delle idee, 65 anni di cultura in radio, televisione e web. E quindi l'appuntamento è per i giorni Allora, esattamente? l'appuntamento è per i giorni dal 21 al 26 settembre. Torino e poi nei posti più belli, non solo della Rai stessa, l'Auditorium, Toscanini, ma anche, non so, l'Università Settecentesca di Via Verdi, Laura Magna, il Teatro Carignano, il Museo Egizio, lo statuario del Museo Egizio, quello allestito da premio Oscar Dante Ferretti. Andremo all'archivio di Stato, che è bellissimo, a Piazza Castello, per fare proprio la presentazione del nostro archivio digitale e faremo l'inaugurazione proprio della condivisione. Ah. Faremo un simbolico, non sarà un taglio del nastro, ma sarà un click che Ci si metterà, adegua ai tempi, ci si adegua ai chi si tempi. adegua ai tempi e quindi ci saranno dei momenti e poi ci sarà questa, spero se riusciamo appunto a realizzarla questa grande performance in Piazza San Carlo, in Piazza Castello, con questo video artista Ryoi Ikeda, giapponese, che sta appunto creando queste opere che possono essere a chiuso, ma possono essere anche all'aperto, su una spiaggia a Rio de Janeiro, così come in un altro contesto, queste opere dove gli uomini, le donne, i bambini entrano, il pubblico entra, passa e crea lo spettacolo stesso in questa dimensione, come dire, reale e virtuale assieme, ottenuta con delle luci, speciali e con degli effetti speciali, per cui veramente si entra in un altro mondo Quindi di fantasia, di gioia, di bellezza. l'arte creata dall'utente, come Sì. i contenuti creati Sì, dall'utente. però dove l'utente è invece proprio è la gioia di essere al mondo. Sì? Beh, bella questa. Perché detto così, diciamo, la parola utente mi deprime e non dà il senso di quello che è appunto un'opera d'arte, un artista di oggi. Vuole dare, cioè noi come soggetti, come corpo e anima, come persone capaci di incontrarsi anche in una piazza, appunto, che è un set immaginario e di creare insieme dei momenti di spettacolo e di relazione. Bene, quindi la televisione inevitabilmente diventerà un punto di contatto, di convergenza, di commenti anche attraverso la Sì, social perché TV, ad si sta esempio. frantumando, no? Perché accanto la televisione generalista, come dire, sta cedendo un po' il passo a altri tipi di schermi, no? Non c'è più il piccolo Sì. schermo della televisione generalista, ce ne sono altri 100, compresi i tablet, dove però si può lavorare allo stesso programma, cioè vediamo un programma attraverso il tablet, magari lo commentiamo con gli amici, diamo delle risposte. Quindi la televisione sta mutando, ma non sta perdendo quota, anzi si sta solo trasformando e si distribuisce sul piccolo schermo tradizionale che veniva considerato il caminetto della famiglia, a tutti i tablet, telefonini quindi c'è una trasformazione e un allargamento in realtà. E poi comunque bisogna dire che quando c'è il grande evento che si vuole vedere, appunto, magari in alta definizione, eccetera, immediatamente tutti convergono di nuovo verso lo schermo televisivo tradizionale. Il grande evento, se uno può, naturalmente, se è fuori, magari se lo vede anche sul computer, ma se uno va a vedere l'apertura delle Olimpiadi, dove Certo. se lo vede?
a casa sua sul televisore, quello più grande che può avere a disposizione, e perché poi quello è anche, come dire, la piazza dove, cioè, tutti gli uomini hanno un loro momento, poi in cui si vedono le cose che a loro piacciono indipendentemente dagli altri, ma poi il nostro essere umano, quindi esseri Sì. sociali, fa sì che ci piace incontrarci, discutere insieme delle cose e degli eventi della nostra vita. Partecipare. Partecipare. Benissimo. Ti ringrazio moltissimo, Giovanna, e l'appuntamento quindi è alla fine di Grazie a voi. Sabato 21 settembre settembre a Torino, per in Italia, l'inaugurazione. per l'inaugurazione. Alla sera ci sarà un grande concerto in Mondovisione, ecco, che potrete vedere su tutti i mezzi, potete vedere sul digitale, sull'analogico, in streaming, attraverso internet, e sarà offerto in Mondovisione a tutti i paesi. Quindi Benissimo. ci vediamo il 21 settembre a Torino. Resteremo sintonizzati, quindi. Benissimo. Grazie mille. Grazie a voi.